Eccoci qua ragazzi, sono le 5 e mezza di mattina, è mercoledì 6 maggio, mi vedete con la mascherina come è d'obbligo adesso, siamo in piena fase 2 di questo bruttissimo periodo che ha coinvolto tutti. Oggi la nostra battuta di pesca sarà in fiume, adesso sto andando verso la macchina, carichiamo la macchina e partiamo subito. Questa è bella. Non cavedono. Piccolino, eh? Eccolo qua ragazzi. Scappottiamo dopo 2 mesi. Dai! Eccolo qua. Bellissimo ragazzi. Primo che vedono, dopo 2 mesi si scappotta. Guarda che bello, è piccolino, lo rilasciamo. Guarda qua. Eccolo. Mangiata, un'altra mangiata. Ah, l'ho perso. Perso ragazzi. Via, mischiamo un altro bigliettino. Un'altra mangiata. Mamma ragazzi, dopo 2 mesi, vedere la canna piegarsi è bellissimo. Un altro barbo. Eccolo qua. No, fitto. Ai. Troppo, guardate qua, sta iniziando a piovere, guardate, mi sa che ci tocca andare a casa. Oggi sto tornando nello stesso spot dell'altra volta, in diga sul fiume, mi sono avanzati dei bigattini, quindi sarà una pescata di un paio d'ore, una toccata e fuga.
proveremo a insidiare cavedani, barbi, carpe. Speriamo di far uscire qualche bella cattura. Oggi è una bella giornata, non dovrebbe piovere. Adesso andiamo sullo spot, prepariamo le canne e ci mettiamo in pesca. Schiamo solo un bighettino per adesso, poi vediamo. Se iniziano a mangiare possiamo innescarne anche due. Primo lancio e iniziamo. La prima mangiata, eccola qua. Un barbo. Prima cattura, dai che ci divertiamo anche oggi. Altro. Eccolo qui, un altro barbo piccolino. Rilasciamo. Eccone un altro. La taglia oggi è questa. Sono tutti così oggi. Sta mangiando, eccola.
Ha ingoiato. Ah. Purtroppo ha ingoiato, ho tagliato il terminale. Vediamo se riesce a sopravvivere. Dai, si è ripreso, dai. Visto che il pesce di prima aveva ingoiato, ho dovuto spezzare il terminale a filo della bocca per rilasciarlo in maniera che non soffrisse troppo. Ora prova a rifare il terminale allungandolo per provare ad insidiare qualche cavedono. Altro pesce in canna. Vediamo cos'è. Si sembra un po' più grande, eh? Tira un po' di più. Eccolo qua. È un po' più grande degli altri. Pesce divertentissimo. Slamiamo e rilasciamo. Vai, dai, no. Sono giunto alla fine di questa bellissima e divertentissima giornata. Avevo dei rimasugli di bigatini dall'altra volta, da ieri. E purtroppo il pesce di taglia non si è fatto vedere, ho provato a cambiare anche montatura, ho provato ad allungare il terminale per insidiare qualche cavedono, ma non ho avuto nessuna mangiata. Anche con i barbi piccolini comunque mi sono divertito moltissimo. Se vi è piaciuto il video vi invito ad iscrivervi al mio canale, mi potete seguire anche su Instagram, se avete delle domande commentate qui sotto oppure mi potete scrivere sul mio profilo Instagram e noi ci vediamo qui su YouTube con la prossima pescata, col prossimo video. Ciao!